Vittoria all'inglese per i cattolici, ma soprattutto di rigore. Due rigori assegnati nella ripresa stendono la resistenza ospite. Un Gatteo che a piccoli passi muove la classifica anche se la salvezza pare un miraggio. Ma quantomeno i giallorossi ci tengono a salvare l'onore e si vede dalle battute iniziali quando il tiro di Alilei viene respinto da Andriani sulla testa di Comuniello che incredibilmente manda a lato. I cattolica replica con Andrea Brighi che serve Pasolini da dentro l'area di rigore. Quest'ultimo va alla conclusione con Claidi che respinge sulla ribattuta e viene ravvisato un fallo dal direttore di gara. Pasolini direttamente a calcio piazzato chiama la deviazione in corner Claidi. Nella ripresa il cattolica parte forte, combinazione Casola Pasini, traversone al centro per la corrente Mani che spedisce alto, regge bene il muro di Gatteo anche quando il cattolica andrebbe in gol, ma viene reso tutto varo dal fisco e direttore di gara che ravvisa un'irregolarità. Ma i giallorossi ospiti si complicano la gara e la sbloccano loro. Per il cattolica Baffioni si fa espellere per doppia ammonizione, lasciando i suoi in 10 unità. Casola prende le misure e sfiora la marcatura. Poco dopo Claidi invece piomba su Andrea Brighi lanciata a rete. In uscita il portiere tocchi numero 10 e l'arbitro assegna il penalty che Casola realizza per il vantaggio cattolichino. Festeggiano i supporters giallorossi che hanno in tempo anche di godersi un altro penalty. Altra entrata scomposta questa volta di Tosi su D'Alessandro e altro penalty. Questa volta dagli 11 metri si presenta Pasolini per il 2-0 finale. Il cattolica prosegue così la sua marcia verso l'eccellenza tra gli applausi del pubblico amico. Il Gatteo dimostra invece ampi margini di miglioramento sul piano del gioco, ma ingenuo in fase difensiva.